Benedetto Soc l'hanno inventato due italiani, devo dire tutti e due geniali. Ugo Cerletti, che era il cattedratico dell'Università di Roma in quel momento, e Lucio Bini. Fui testimone oculare a tutto lo svolgimento dei fatti che portarono alla scoperta dell'elettroshock. Era quindi necessario che il paziente fosse affetto com'era, da una psicopatia accertata e inequivocabile. Hanno fatto il primo elettroshock nell'aprile del 1938. Mi ammalai che avevo circa neanche 20 anni. Hanno pensato di fare terapie di annichilimento nell'ossessivo, facendo elettroshock in fila, in serie, diversi nella giornata. A tutt'oggi per me è impossibile curare dei pazienti psichiatri, soprattutto di depressione e bipolare in genere, senza poter usare l'elettroshock per molti di questi casi. Sono passati quasi 2 anni da questo ultimo ricovero che ho fatto elettroshock e sono tornato a fare la vita che facevo prima di star male. Arriverà un giorno in cui questa terapia sarà ritenuta puerile e inadeguata. Forse dai nostri posteri verrà considerata il prodotto di un oscurantismo scientifico. Sarei felice di poter assistere alla luce di un tale giorno, perché ciò significherà che qualcosa di meglio sarà stato trovato, perché come Ugo Cerletti già disse, il nostro compito non è quello di difendere questa terapia, ma quello di alleviare le sofferenze dei malati.